della fede indetto da Benedetto XVI, e lo dice così nel suo testo Porta Fidei, alla luce di quanto abbiamo deciso, vogliamo indire un anno della fede. Esso avrà inizio l'11 ottobre 2012, nel 50° anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II, e terminerà nella solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, il 24 novembre 2013. Nella data dell'11 ottobre 2012 ricorreranno anche i 20 anni della pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica. Ecco, sappiamo che la fede è sempre un mistero affascinante, è solo un dono, non è qualcosa che l'uomo si può costruire da solo, è una delle virtù cardinali, scende proprio dall'alto. Sappiamo però, come dice giustamente il Papa, che la fede è veramente un dono bellissimo, è una porta. Così comincia questo testo, Porta Fidei, la porta della fede, che introduce nella vita di comunione con Dio e permette l'ingresso nella sua Chiesa. È sempre aperta per noi. Attraversare quella porta comporta immettersi in un cammino che dura tutta la vita. Ecco, non si finisce mai di scoprire la bellezza, la grandezza, la meraviglia di questo Dio, Creatore, Signore, Salvatore, Amore, e tutto ed è sempre, diciamo, l'inizio di ogni avventura umana veramente tale. Ecco, noi facciamo queste 4 serate. Stasera abbiamo il nostro amico che è qui. Qui si legge Claudio Bottini. Chi è Claudio Bottini? Non so molto di lui. Comunque vi dico che è un sant'uomo di sicuro, basta guardarlo. Molto semplice, basta guardarlo. Probabilmente molto spontaneo, e lo sentiremo. È papà, è sposato, ha 3 figli, e 2 sono già nella carriera della vita, una ce l'ha ancora in casa sua. Ecco, leggevo qua 2 parole che forse si addicono a te, leggendo qua il testo del Papa, dell'Arcivescovo: testimonianza e anche per certi aspetti militanza. È uno che ci dà una testimonianza. La militanza sembra una parola brutta, però bisogna imparare a essere dei militi. Quando ero piccolino io ero un milite dell'Immacolata. Riuscire ad essere milite dell'Immacolata, se avevi 9 più in condotta, da 9 più a 9 e mezzo, potevi essere milite dell'Immacolata. Sono riuscito una volta sola. Una volta sola. Però ce l'ho fatta una volta. Era per noi un grande onore, però essere militi è veramente oggi una questione importante, perché alla fine, se non ti organizzi, se non diventi un buon soldatino di Cristo, ti spazzano via con una soffiata di vento. La modernità è diventata, diciamo, questo uragano che, se uno non pianta bene le radici e non ha una strategia, sarà perso nella vita. Quindi niente, lasciamo la parola a te, ti ascoltiamo volentieri e donaci un pochino l'esperienza che fai tu della fede. Buonasera a tutti. Innanzitutto vi ringrazio di avermi invitato, perché mi colpisce sempre una cosa quando mi capita abbastanza spesso di andare in giro a parlare. Cioè, mi colpisce che, come dire, possiamo fare un pezzo di strada insieme, possiamo fare un pezzo di cammino insieme. Mi colpisce che non c'è un'andata, ma c'è un'andata e ritorno. C'è un dialogo reciproco da cui si impara l'uno con l'altro. Se è vero come è vero che ognuno di noi è teso nella sua vita personale e anche comunitaria, è teso a camminare verso il suo destino, cioè verso lo scopo per cui è stato messo al mondo. Io vengo da una storia cattolica, nel senso che i miei genitori, che sono morti tutti e due, mia mamma è morta 4 giorni fa, il 4 ottobre, quando ho compiuto gli anni, tutte e due hanno una storia della loro tradizione degli inizi del Novecento, quindi cattolica, popolare, contadini, tutte e due,
Mio padre, con fortissime venature socialiste operaie, perché ha fatto per 40 anni la fabbrica, da cui io ho imparato ad amare l'essenzialità delle cose. Mio padre era un uomo che parlava pochissimo, anche perché si alzava alle 4 del mattino e tornava alle 9 e mezza di sera, quindi non c'era molto tempo per farmi studiare, perché diceva sempre: te che minga de fa la vita che ho fa mi, cioè non devi fare la vita che ho fatto io. E mio padre, io mi ricordo ancora, avevo 13-14 anni, mi prendeva sotto braccio e mi diceva: ciao, dema confessas che è ora. E lo faceva nei periodi canonici della vita, della vita della Chiesa, della vita. L'Avvento, il Natale, la Quaresima, la Pasqua. Cioè, la sua vita era dettata, ritmata da queste cose. E quindi sia mia mamma, che era una donna con in mano il rosario fino a pochi giorni prima di morire, diceva il rosario, sia mio papà mi hanno introdotto alla fede, al dono della fede. Ma come capita, almeno a me è capitato così, c'è stato un momento in cui una certa impostazione non mi bastava. Certe domande a cui mi veniva data come risposta devi fare così perché si è sempre fatto così, non mi bastava più. Io non so se anche a voi è capitata una roba di questo genere. Io sono una persona che ha attraversato il 68, ho fatto la scuola tra il 68 e il 72, quindi evidentemente ho subito un influsso, perché non ce n'è per nessuno, ma certe domande sul senso della vita, il senso della giustizia, il desiderio di felicità, di verità, di bellezza, a me mi hanno sempre accompagnato, un po' perché vedevo mio papà e mia mamma che vivevano così, con dentro questo desiderio di felicità, e lo facevano secondo la loro storia, secondo come hanno vissuto loro. Ma queste domande per me erano pregnantissime, poi avendo attraversato un periodo in cui certe domande ancora di più, in un modo probabilmente, anzi senza probabilmente, sbagliato, ma almeno all'inizio erano emerse, con anche un anelito di verità per certi versi dentro, mi spiego. E io in parte sono rimasto affascinato dall'incontro con alcuni uomini, perché la vita è sempre determinata da certi incontri. Così come uno ha un padre e una madre e incontra loro, non perché l'ha deciso lui, ma perché è quello lì, sono quelli lì, tuo padre e tua madre, che a te ti piaccia o non ti piaccia, ma quello ti ha dato, direi oggi, il mistero della vita. E quindi queste domande a cui non trovavo una risposta se non un dovere, mi hanno fatto, non dico allontanare, ma frequentare un mondo diverso da quello della Chiesa. Erano anni molto, molto violenti anche dal punto di vista non solo del linguaggio, ma anche dal punto di vista fisico. Ma poi succede un fatto, come sempre, perché quel seme che mi era stato depositato nel mio cuore, quell'accento che mi era stato depositato nel mio cuore, inevitabilmente nell'incontro con dei ragazzi un po' più grandi di me, io avevo 20 anni, 21, avevo appena iniziato a lavorare, perché io ho cominciato a lavorare dopo ragioneria, uno di questi ragazzi un giorno mi invitò in un luogo, che era un salone come questo, che era il Peghi. Io non sapevo essere, lo dico perché io vengo da questa storia, la mia fede è stata rinfrancata e ragionevolmente vissuta dentro l'esperienza dell'incontro con Don Giussani, del carisma di comunione e liberazione. Allora mi invitano lì e mi dicono: lavora. Cioè, pulisci il salone. Io li guardo in faccia e dico: una volta sì, la seconda non mi beccano più, vengo qui a lavorare, cioè non l'ho capito io, che roba è. Invece ci fu una cosa, e questo è il primo punto che io voglio dirvi. Allora, il primo punto ve l'ho detto velocemente, cioè io sono dentro una tradizione, cosa che oggi probabilmente per molti ragazzi giovani non c'è più. Io incontro molti ragazzi che hanno 20 anni, 21, eccetera,
E bisogna dire che quando tu fai un segno di croce, dici l'Angelus o dici anche un Ave Maria, difficilmente ti vengono dietro. Cioè non la sanno più perché non c'è mai stata questa comunicazione, mentre i miei genitori mi avevano comunicato queste cose. Una delle cose che più mi ha stravolto di mio padre è che lui non diceva, ma faceva un segno di croce prima di dormire. Io vivevo in 24 metri quadri, quindi una casa del popolo, e mio padre prima di dormire faceva un segno di croce. Io avevo 18 anni e dicevo, ma cosa lo fa fare, che il problema è la lotta, no? Io non ho mai detto queste cose a mio padre, perché mio padre bastava che mi guardasse e io la testa la piegavo. C'era un rapporto di questa natura con mio padre. Ma poi, dopo tanti anni, ho scoperto che in quel segno di croce ci sono i due misteri fondamentali della Chiesa, della vita, della fede, capite? L'unità. Non mi spiego, cioè l'unità è la Trinità e la morte e la risurrezione di Gesù Cristo nel fare il segno di croce. Pensate che coscienza bisogna avere quando noi facciamo un segno di croce. Che cosa stiamo comunicando a noi stessi e a chi ci sta davanti? Racconto subito questo episodio, perché io, quando primi anni, andavo in messa a mangiare del lavoro e ero diventato amico di un ragazzo un po' più grande di me, che era di Avanguardia Operaia, una formazione della sinistra extraparlamentare di quegli anni, e facevo sempre un segno di croce. E un giorno mi disse: sì, va bene tutte queste cose, la fede, ma cosa c'entra il segno di croce con la pasta asciutta? È una domanda intelligentissima, secondo me, non stupida. E io non gli risposi, ma gli risposi in un altro modo, gli dissi: vieni a vedere dove vivo io, che come vivo io, chi sono i miei amici. Allora, il primo punto è la tradizione da cui io vengo. Mio padre e mia madre mi hanno comunicato quello che Domine Dio gli aveva dato. Come diceva sempre mia mamma, che parlava di suo nonno, nonno Paolo, che io non ho mai conosciuto, che è quella che ha introdotto mia mamma alla fede. L'ho scoperto in questi 15 giorni, gli ultimi della vita di mia mamma. Io non ho mai parlato con mia mamma così tanto come in questi ultimi 15 giorni, raccontandogli cosa facevo, dei miei figli, dei miei nipoti, eccetera, eccetera, eccetera. Perché normalmente un ragazzo a 20 anni o 18, quando andava in casa, mangiava, usciva e se ne andava. Non so se anche voi, quelli più vecchi, facevano così, ma io ho sempre fatto così. Allora, che cosa capita? Capita che quelle domande sono sempre potenti nella mia vita. Incontro questi amici, mi spiego, poi torno sul mio amico, scusate queste, ma non sono un oratore, sono uno che deve parlare per esempi. E questi miei amici che avevo incontrato erano di lotta continua. E io per 2 anni sto con loro. Sto con loro non andando a tirare pietre, ma vivendo con loro. Non so, io mi ricordo, facevamo i campi, tiravamo sulla carta per i poveri, cioè tutte queste cose qua, mi spiego, che erano un misto tra cristianesimo, rivoluzione, cioè una roba impressionante. E mi sembrava di avere a portata di mano che la rivoluzione, che il mondo potesse cambiare da oggi al domani. E mio padre, nella sua saggezza operaia, mi diceva sempre una cosa: ricordati che la vita è mica quella che te meriti. Ricordati che la vita non è quella che vuoi te. Impressionante. Io l'ho capito molti anni dopo, incontrando Don Giuseppe. Ecco l'altra parola, l'altra parola, se la prima è la tradizione, la seconda è la parola incontro. Io incontro un uomo che mi colpisce per la sua stranezza, per la sua umanità. Io non mi ricordo i discorsi che faceva, io mi ricordo l'umanità che aveva, il modo che aveva di parlare, di starti davanti, di salutarti. Per esempio, io che portavo i capelli lunghi, anche se non sembra, ma portavo i capelli lunghi che non erano biondi, ma erano neri, mi chiamava sempre: «Ehi, biondo!» E tu rimanevi così, perché biondo, io non sono biondo. Per dire, mi colpiva questo, cioè un incontro umano.
La fede nasce innanzitutto come qualcosa che tu incontri, come un dono che ti viene fatto, come un dono che ti viene rifatto, nel mio caso, da un uomo che mi aveva affascinato nella sua umanità. Mi ricordo sempre la prima volta che lo incontrai deviso a questa distanza. Era una delle prime volte che andavo a un incontro del movimento e mi dissero di dare gli avvisi a quell'incontro. Io salì sul palco, c'era vicino lui e io detti gli avvisi, avevo 21 anni. Li dissi con una certa grinta, non feci tempo a finire che mi arrivò una pacca sulle spalle che mi disse: che grinta che hai, come ti chiami, quanti anni hai? Mi prese sotto braccio e andammo. Io rimasi stordito da una roba, non avevo mai trovato nessuno che mi avesse abbracciato così. Poi nel tempo, piano piano, ho cominciato a rendermi conto che quel rincontrare la fede passava attraverso quell'umanità particolare, quel che poi con una parola difficile si chiama carisma, quel dono particolare che a quell'uomo nella Chiesa di Dio era stato fatto, è stato fatto per lui e per tutti quelli che lo potevano incontrare. E allora, come dire, l'incontro è con un fatto, non con un'idea. La fede non nasce con un'idea. Benedetto XVI all'inizio della Deus Caritas Est dice una cosa, dice che il cristianesimo non è un'idea, un modo di una filosofia, ma è innanzitutto l'incontro con una persona. Cioè con un fatto. La fede nasce come il riconoscimento di un fatto, non come un'idea che io ho rispetto ad altre, ma come qualcosa che ti capita e che c'entra con la tua vita, una stranezza che comincia lentamente a incidere nella vita della persona. Come dice nella Spe Santi Benedetto XVI, dice questa roba, se la trovo, scusate perché la Cilla mi ha nascosto le frasi, dice così: la fede conferisce alla vita una nuova base, un nuovo fondamento sulla quale l'uomo può poggiare e con ciò il fondamento abituale, cioè la vita normale. È impressionante perché per me quell'incontro non è che mi ha fatto fare cose diverse, non è che non sono più andato a lavorare, non è che non avevo l'amorosa, non è che non stavo con lei, non è che non mi sono sposato, ma tutto ciò era investito da quel fatto che avevo rincontrato attraverso quell'uomo. Quindi abbiamo detto due questioni: uno, nel mio caso viene attraverso una tradizione; secondo, la fede nasce come l'incontro con un fatto, non con un'idea, non con un pensiero. Quindi un fatto è qualcosa che si può toccare, vedere, sentire, discutere, arrabbiarsi, dire che non si è d'accordo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questo fatto, soprattutto i primi tempi, ma anche adesso, io mi sto rendendo conto dopo tanti anni del rincontro con la vita cristiana, con la vita della fede, mi sto rendendo conto che quel fatto è un fatto strano. Si potrebbe usare un'altra parola, è un fatto eccezionale. Ma non eccezionale perché capita una volta all'anno o una volta ogni 10 anni. Eccezionale perché corrisponde a ciò che veramente io desidero. Non è eccezionale perché capita, è una cosa, non so, un maremoto è una cosa eccezionale, non avviene tutti i giorni, anche se è un disastro, ma non avviene tutti i giorni. Ma è eccezionale perché risponde al mio desiderio di felicità. E io questo desiderio di felicità, quando mi alzo al mattino, ho 59 anni compiuti 4 giorni fa, mi spiego, io questo desiderio, io domando al mistero che mi tenga vivo questo desiderio di felicità. Perché l'uomo è fatto per la felicità. Noi non siamo fatti per altro, se non per la felicità. E allora, la terza caratteristica, se mi permettete, della fede, è che la fede è una cosa eccezionale. Cioè, risponde al tuo desiderio di umanità.
E chi di noi non ha questo desiderio di umanità? Chi di noi non sente questa domanda vivida su di sé quando vedi certe ingiustizie, quando senti certe cose, quando vedi i bambini come sono trattati? Quando io tratto male mia moglie, tratto male i miei figli, perché poi è più facile accorgersene sugli altri che su di sé, ma lentamente comincio a percepire che questa cosa è anche tutta nella e sulla mia vita. Allora questa eccezionalità è una cosa che nel Vangelo è descritta in un modo fantastico. È la prima volta che lo sentii raccontare, rimasi di sasso. Immaginatevi Giovanni e Andrea, i primi due, che su quell'input di Giovanni Battista cominciano a seguire quello lì. A un certo punto quell'uomo si gira, 30 anni, blue jeans, capelli lunghi, un po' sgualciti, ma non per modo di dire. Chi cercate? Maestro, dove abiti? Avevano sentito parlare da Giovanni Battista che era un maestro. Maestro, dove abiti? Gesù non risponde con un'idea, con un discorso, gli dice venite e vedrete. E questi vanno a casa sua, come io sono andato a casa di Don Giussani, cioè sono stato preso sotto braccio da quell'uomo lì, uguale 2000 anni dopo. Impressionante. E questi vedono quell'uomo come lavora, come vive, come tratta sua mamma, suo papà, come aiuta a lavorare suo papà, perché suo papà faceva il carpentiere e lui per 30 anni ha fatto il carpentiere, cioè ha fatto l'operaio. Ha fatto la vita normale di tutti noi. E quando i due tornano a casa, Don Giussani con un'immagine poetica per certi versi dice uno doveva essere sposato, un po' più vecchio, Andrea, l'altro più giovane, non ce l'aveva, ce l'aveva la mamma. E Andrea quando entra in casa abbraccia la moglie e la moglie si accorge che c'è qualcosa di strano e gli dice ma cosa ti è successo? E Andrea non risponde, ma la riabbraccia, cioè ecco, una roba così è successa anche a me. Capite l'eccezionalità che cos'è? Non è una cosa eccezionale come tutti noi la usiamo, è una cosa normale che comincia ad attaccare la vita di tutti i giorni. Allora, io mi ricordo, i primi tempi per me il lavoro era un po', scusate la parolaccia, un po' una rottura di balle. Sempre le stesse cose. Piano piano ho cominciato a guardare anche il mio lavoro in un altro modo, come una circostanza che mi era stata data, che mi è data, perché la mia persona potesse diventare più se stessa, più matura, noi diremmo. Così come mia moglie, non che non vuol dire che io non ho mai litigato e non litigo qualche volta con mia moglie, io non ho molte cose in comune con mia moglie dal punto di vista non so, degli interessi, dal punto di vista del cinema, ma non è che litigo su questo, ma quando si litiga, oggi io ho un po' più di coscienza da dove si può riprendere, da quel desiderio di felicità che quell'incontro eccezionale mi ha ridestato nel cuore. E allora c'è una cosa impressionante in questo, che a me ha cominciato lentamente, stando attaccato a questa storia, perché per me l'incontro con Don Giussani e con la storia che Don Giussani ha avuto la grazia di fare nel mondo è stato lo stare attaccato a lui, ma più che a lui, perché lui lo vedevo pochissimo, a tanti amici. E più ci stavo attaccato e più mi sorgeva una domanda. Ma chi sono questi? Ma chi è? Ma chi siete voi? Ma chi è costui che fa le cose? Pensate questa domanda, chi è costui? Quando noi incontriamo un tipo umano interessante al lavoro, quante volte me lo dicono, un po' di tempo fa un mio compagno di lavoro mi ha detto ma tu hai un'umanità che qui dentro non esiste. È la stessa domanda di dire ma chi sei? Chi è costui?
ma non è che tu hai un'umanità perché fai cose strane, cioè no, perché vivi fino in fondo la realtà, quel che ti è chiesto di fare. Come mia mamma, che ha portato la malattia in un modo impressionante. C'aveva una compagna di stanza, lei viveva in una casa di riposo, che 6 mesi fa è arrivata lì, mia mamma era ancora, c'era già il tumore, ma era, e lei si lamentava di tutto, quest'altra donna. Un mese fa mia moglie va a trovare mia mamma al mattino e questa signora gli fa a mia moglie: sa signora, io sono venuto qui e mi lamentavo sempre, ma quando ho visto, ma adesso che vedo sua mamma che vive così senza mai lamentarsi di tutti i dolori che ha, anch'io non mi lamento più. Pensate per esempio nel mondo del lavoro che quello che impera è il lamento. E pensate che c'è qualcuno che comincia a non lamentarsi, come un giorno mi disse il mio compagno di lavoro: ma tu non ti lamenti mai neanche per scherzo. Cioè quella domanda, quella eccezionalità fa sorgere una domanda: ma chi è costui? E questa è la domanda della fede. E la fede nasce qua. Perché nasce come domanda che ti fa accorgere, perché riconoscere vuol dire accorgere, vuol dire accorgersi, ti fa riconoscere, ti fa accorgere di qualcosa di grande, di bello. Come mi raccontava prima padre Franco fuori, mi spiego, di quest'uomo di 90 anni, che non è potuto essere qua, che mi diceva, padre Alfonso, per lui, ma ha visto che bella giornata? Ma hai visto che sole? Ma le cose che noi diamo per scontate, per lui, sono il segno della presenza del mistero. Ecco, questa domanda chi è costui non è una domanda a cui si può rispondere teoricamente. Io mi rendo conto nella mia vita, dopo tanti anni di storia del movimento e tanti anni di vita della Chiesa, perché io, essendo un fedele, voglio dire, ho imparato nella vita del movimento a vivere più in fondo la vita della Chiesa in quanto tale. Per esempio, se io penso al mio rapporto con i sacramenti, soprattutto la confessione, quando avevo 22, 23, 25 anni, che io mi sono sposato a 24, e lo penso adesso, c'è un abisso, non perché sono diventato più bravo, ma perché stando attaccato a ciò che mi genera, a ciò che mi ha generato, anche il sacramento della confessione diventa una domanda: Signore, aiutami. Come abbiamo detto, credo, Signore, aiuta la mia incredulità. Se non sbaglio è quella del centurione, no? Che gli salva il figlio, no? Gesù. E allora per me la confessione è diventata un bisogno della mia vita. Così come è un bisogno per me il silenzio nella mia vita. Ma non lo dico né per vantarmi né per dire che la gente deve vivere così, lo dico come un'esperienza personale dove mi accorgo che per me cominciare a far silenzio vuol dire che fisicamente io faccio un'ora di silenzio al giorno, mi spiego, cioè faccio mezz'ora di silenzio per la messa, nel senso che io arrivo in chiesa alle 7 ed esco alle 8, poi vado a lavorare. Ma non è che lo faccio perché devo farlo, ma perché io sento il bisogno di mendicare il mistero di Cristo per me. Di mettermi davanti al Santissimo e di dire: Signore, aiutami. Sono un poveretto. Ma non solo quando si sbaglia, ma sempre. E in quel silenzio io lavoro, cioè lavoro anche nel senso che prendo in mano i testi del Papa, il testo di Don Giussani, quella che noi chiamiamo la scuola di comunità, il testo della lettera del Cardinale o il motu proprio del Papa, e uno lo legge, cerca di paragonarsi con quella cosa lì, di capire cosa c'entra con sé. E allora qui, e questa è la quarta cosa che è costui, dico l'ultima, che si potrebbe dire così, che è la risposta,
alla domanda chi è costui. Cioè, ognuno di noi ha una responsabilità di fronte a quello che gli è successo, di fronte al dono che gli è stato fatto. Perché la grazia nasce come dono. È un dono, non me la invento io. Allora è una responsabilità, ma è una responsabilità che innanzitutto è una risposta alla mia vita, a una chiamata che mi è stata fatta. Non voi avete scelto me, io ho scelto voi. Spessissimo, come dice anche nel motu proprio il Papa e come ha già detto da altissime parti, dice, capita ormai non di rado che i cristiani si diano maggior preoccupazioni per le conseguenze sociali, culturali e politiche del loro impegno, continuando a pensare alla fede come un presupposto ovvio del vivere comune. Ecco, io desidero che non sia una cosa scontata per me l'esperienza della fede. L'esperienza di una fede vissuta innanzitutto in casa mia, perché fin da quando i miei bambini erano piccolissimi, io e mia moglie abbiamo sempre pregato davanti a loro. E anche quando c'è stato un momento in cui i figli, ma sono stato così anch'io, uno si ribella un po', io ho sempre chiesto una cosa ai miei figli, non di fare quello che facevo io, ma di dire, abbassate la radio che la mamma e il papà dicono le lodi stamattina, se ti capitava di essere a casa con tua moglie, o l'Angelus o l'Ave Maria. Tanto è vero che il mio più grande, a 17 anni, mi fece questa domanda. Papà, perché non diciamo l'Angelus insieme? E io non ho mai detto a mio figlio che doveva dire l'Angelus con me. Guardate, io dico queste cose cosciente che non è un merito mio. Come direbbe, non so se Sant'Ambrogio o Sant'Agostino, non mi ricordo più, che l'unico nostro merito è la sua misericordia. Capite? Allora, l'ultimo punto è la risposta, la responsabilità che noi abbiamo nel mondo. Nel mondo è laddove io vivo. E io vivo in un ambiente di lavoro almeno 10 ore della mia vita. E io ho sempre desiderato che in quell'ambiente l'esperienza della fede, l'esperienza di Cristo fosse presente. Ma non perché io mi sforzassi, ma perché potessi io per primo riconoscere ciò che mi capitava e se c'era qualcun altro che era cristiano, vivono insieme. Quando sono andato a lavorare dove sono adesso, a Sesto San Giovanni, ho scoperto che c'era un'altra ragazza del movimento. E allora con lei abbiamo cominciato a dire l'Angelus alla 1:30, alla fine del turno del mattino. Noi tra parentesi vediamo una struttura che inizia i turni alle 7 e finiscono, i primi finiscono alle 3, gli ultimi finiscono alle 6, cioè è un po' turnato da noi anche per il lavoro che facciamo. E noi diciamo alla 1:30 l'Angelus. Questo dire l'Angelus, che sono 3 minuti, io lavoro in open space, quindi sono davanti a tutti quando dico l'Angelus. Tanto è vero che c'è stato a un certo punto il suo capo che gli ha detto che dovevamo non dirlo davanti a tutti perché potevamo dar fastidio. Allora, forse io 10 anni fa mi sarei molto arrabbiato. Invece adesso sono andato nel corridoio a dirlo, così tutti passano di lì e tutti vedono. Questo dire l'Angelus insieme è impressionante perché man mano qualcuno ha cominciato a incuriosirsi, a dire ma cosa dite? Cosa fate? Gente che in chiesa non andava più da anni o gente che ci andava, che ci va. Adesso a Dirlangius mediamente siamo in 4-5 e tutti i martedì facciamo un momento di catechesi che nel linguaggio del movimento si chiama scuola di comunità, ma è un catechismo come lo chiamo io, un catechismo popolare dove bisogna ricominciare a dire quello che conta, capite? Che fare un segno di croce ha dentro quelle due cose di cui mio papà aveva una coscienza vivida, se no non avrebbe vissuto così. Di cui mia mamma aveva una coscienza vivida, se non avrebbe vissuto così, perché ci vuole la radice per tirar su l'albero, capite? E per portare il peso della vita. Allora questa responsabilità uno la gioca dove vive. E io credo che la cosa più bella e più grande
è che uno, come ha detto il Papa oggi nella messa di apertura del sinodo, il cristiano non deve essere tiepido. Dice così: il cristiano non deve essere tiepido perché la tiepidezza discredita il cristianesimo. La fede deve divenire in noi fiamma dell'amore, fiamma che realmente accende il mio essere, diventi grande passione del mio essere e così accende il prossimo. A me interessa vivere la mia vita così. A me interessa che la fede sia questa fiamma nella mia vita. È per questo che desidero alimentarla. È per questo che faccio una catechesi o una scuola di comunità con altri. È per questo, come abbiamo detto prima, che non si può vivere da solo la fede. Non si può. Neanche l'eremita paradossalmente vive la fede da solo. Perché se la fede accorgersi di una presenza e riconosce una presenza, vuol dire che noi siamo sempre insieme a qualcuno. A qualcuno che ci ha presi. Perché il cristianesimo non nasce da una mia capacità, ma nasce dal fatto di essere presi dal mistero di Dio. E in questo, e finisco, scusate la lunghezza, e in questo bisogna chiederlo a chi è fautrice di ogni dono nella nostra vita, alla Madonna. E io ho imparato a chiedere alla Madonna due cose: la semplicità e la disponibilità del cuore, perché mi accada secondo la sua parola, come dice l'Angelus. E non è che sempre io abbia una coscienza vivida di questo, ma desidero averla sempre di più, in modo che il mistero, cioè Dio, cioè Cristo presente, faccia quello che lui desideri della mia vita e di quelli a cui lui vuole che io arrivi. Grazie. Grazie a te. Allora, adesso apriamo.